Oggi vi presento la mia migliore amica, la gomma pane. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e dalla gomma pane su Arte per te. Oggi scopriremo tutti i segreti di questo lingottino gommoso. A che serve? Come si usa, i suoi usi alternativi e come fabbricarla homemade. E allora state con me e vediamo tutti i segreti della nostra gomma pane. Vi ho detto all'inizio che è la mia migliore amica perché è impossibile per me disegnare senza avere con me una gomma pane. La mia gomma pane storica è questa ed è con me da molti anni, più di 20. E ancora funziona. Ogni volta per farla riprendere dalla sedentarietà dell'astuccio, cosa faccio? Ne prendo un lembo e comincio a tirarlo così e comincio a rimiscelarla tutta. Come vedete, muovendola si pulisce e si ammorbidisce e riprende il suo potere sbiancante del foglio. Quindi, primo segreto per pulire la gomma pane: tirare la sua pasta e renderla filante e dopodiché plasmarla con le dita. Questo è un modo facilissimo per dare nuova vita alle vecchie gomme pane. Molto spesso capita che anche comprandola in negozio nuova, vedete già la differenza di colore? Anche comprandola in negozio nuova, la gomma pane non risulti subito elastica, vedete, ma risulti molto dura e gommosa. Anche in questo caso, per darle la sofficità di cui ha bisogno per tirar via la grafite dal foglio, basterà elasticizzarla tirandola un po' come facevamo da piccoli con la gomma da masticare. Una volta divenuta morbida, la nostra gomma pane è pronta per essere usata. Ma qual è la differenza tra gomma siliconica e gomma pane? È molto semplice. La gomma siliconica è una gomma che cancella molto in profondità e che tira via veramente tutto quello che c'è dal foglio in maniera molto netta e decisa. La gomma pane invece ha una cancellatura meno vigorosa e quindi ci permette di lasciare traccia della matita lì dove noi non vogliamo eliminare del tutto il segno, ma vogliamo semplicemente attutirlo. Quando metto in atto un disegno di questo tipo a mano libera, io sono una che di getto ha una immissione molto sporca, cioè faccio molti tratti per poi scegliere quello che mi piace di più o accordare tra loro i tratti che idealmente formano il cerchio che a mio avviso è migliore. Per eliminare tutte le linee che non mi piacciono posso fare la seguente, cioè o passare tamponando la gomma pane sul cerchio, quindi far ricadere tutte le linee che avevo fatto prima nella gamma dei grigi chiaroscurali, quindi abbassandoli molto di tono e ripassando in maniera certa solamente sulla parte che voglio scurire, oppure posso andare con la gomma siliconica ad eliminare in maniera, in questo caso definitiva, tutta la parte che non mi interessa per poi ripassare di nuovo la matita. Posso anche con la gomma siliconica picchiettare e portare via molto colore, ma il più lo devo fare sfregando la gomma. Qual è la differenza che notate subito? La gomma pane non lascia residui, cosa che invece fa la gomma siliconica. In questo piccolo disegno non ci fa assolutamente nulla, perché basterà soffiare. Infatti non bisogna mai fare questo gesto perché trasferite via la grafite, si soffia e casomai con un pennello si tira via la parte in più. Infatti non so se ci fate caso, molte matite gomma hanno dall'altra parte la scopettina per buttare via i residui di gomma, oppure
usiamo la gomma pane che non lascia residui e che in un disegno più grande, più composito e magari portato più avanti non può supportare il residuo gommoso lasciato sul foglio, perché andrebbe ad intaccare ciò che, il lavoro che abbiamo già svolto, ma così riusciamo comunque a portare via grande parte della grafite senza lasciare traccia. Ma ombretta, voi mi chiederete, la gomma pane riesce ad eliminare totalmente il segno? Se usata in maniera veemente, ne toglie grande parte. Rimane sempre l'alone, la traccia del passaggio, perché la gomma pane è nata non per una grafite secca come quella della matita, ma per fusaggini, per carboncini. Altra differenza, infatti, tra la gomma siliconica e la gomma pane è che la gomma pane può essere tranquillamente usata con pastelli, carboncini, gessetti. Lei non si rovinerà, mentre la gomma siliconica tenderà ad impastare, a creare linee e a non reggere lo sfumato. Ma andiamo per gradi, perché adesso ve lo faccio vedere. E volessi da una parte pulire nettamente, ma dall'altra magari lasciare il diradarsi verso un qualcosa di indefinito, la gomma pane col suo tocco leggero mi permetterebbe di farlo, di lasciare questa transizione omogenea tra uno strato e l'altro che vada a degradare, ma allo stesso tempo mi permetterebbe anche di pulire bene qualora io desiderassi invece non lasciare assolutamente la figura aperta. Poi andrei semplicemente ad aiutarmi con la matita per chiuderla ulteriormente e, per esempio, la gomma pane potrebbe a sua volta aiutarmi per scaricare il margine e inglobarlo nella parte chiara del chiaroscuro, come rendendolo da prima più scuro e poi semplicemente tamponandoci sopra portarlo al chiaro. Vi dico sempre che bisogna stratificare il lavoro disegnando, ve lo ripeto centinaia di volte, il disegno per far saturare il foglio nel migliore dei modi non può essere fatto di getto tutto su uno strato, ma gli strati vanno sovrapposti. La gomma pane ci permette di bilanciare la scala dei grigi nella sovrapposizione, nel senso che lì dove siamo stati troppo veementi, per esempio, se io portassi troppo avanti questa ombreggiatura, troppo avanti, quindi mettessi troppo in buio, mi basterebbe tamponare con la gomma pane per regalare alla mia figura una luce maggiore. E vi dirò di più, mi posso aiutare anche dando la forma del mio soggetto per creare delle ombreggiature che siano già impostate della forma che vogliamo far ottenere al nostro chiaroscuro per avere un ottimo effetto degradé. E per i colpi di luce la stessa cosa, si fa un piccolo cilindretto con la gomma pane e semplicemente si tira fuori il colpo di luce o il taglio di luce, perché certe volte ci serve anche proprio un taglio, e allora si mette la gomma con la forma che desideriamo e si dà semplicemente il taglio e poi facciamo risaltare scurendone i margini, perché come vi dico sempre, per tirar fuori le luci dobbiamo esasperare le ombre. Vi sento ripetere con me. Se volessi non creare questo tondo certo, ma far degradare, ed ecco che è qui che la gomma pane diventa preziosa, perché tamponando lei riesce a
eliminare la grafite in maniera delicata e a creare quello sfumato che molte volte ci serve per rendere più indefiniti i campi, pur avendo la possibilità di eliminare parte del disegnato. La gomma pane quindi è una valida alleata per far sì che si riesca a saturare il foglio, ma è anche una valida alleata quando il foglio non satura bene, quindi quando magari abbiamo colorato in maniera non buona, arrivando subito al massimo della coloritura, e quindi come vedete sono arrivata al terzo strato, è la matita non rilascia più grafite, perché la mestica che tiene uniti i granelli di grafite non ha fatto patina, quindi non si riesce più ad aggiungere altro colore, e allora la gomma pane ci consente di rimuovere quella cerosità, quella patina che si è formata sul nostro disegno, alleggerendolo certo leggermente. Questo lo fa sia sui disegni a grafite che sui disegni a colori, solo che a grafite, come vedete, la situazione è molto più evidente, e ci consente quindi di tornare sui nostri passi ed inserire senza aver macchiato o aver lasciato residui fastidiosi, di inserire il chiaroscuro in maniera più omogenea. Adesso la saturazione posso raggiungerla piano piano, strato su strato, e anche qui, se voglio dare poi un andamento più certo alla mia rotondità, posso benissimo passarla tutto attorno. Dovremmo essere poi noi con la matita a chiudere. Se di contro, andando col disegno e con la mano, sporchiamo al di fuori, la gomma pane passata così in maniera strisciata riesce a ripulire perfettamente, senza intaccare il nostro disegno, tutti gli aloni di sbavatura del nostro disegno, e riesce a pulire anche la nostra mano qualora ci accorgiamo di essere totalmente sporchi, di trascinare grafite, quella per il foglio. Vi dicevo che, a differenza della gomma siliconica, noi possiamo usare la nostra gomma pane anche quando usiamo i pastelli. E allora, guardate, se diamo una coloritura a pastello, con la gomma siliconica il passaggio sì, può essere picchiettato, ma viene rigato in qualche maniera, non so se, se insisto, viene anche sporcato, perché questi granelli di residuo vanno a sporcare tutto il disegno. E qui la faccenda del pennellino non funziona bene, perché il pennellino trascina via la grafite, mentre se vado con, vedete, e poi quando ripasso possono esserci tracce di gomma che ha lasciato il residuo e macchiano il colore, mentre con la gomma pane posso rimuovere dolcemente, anche in maniera rotatoria, guardate, tutto il mio colore. Mi basterà poi amalgamarlo all'interno per non correre il rischio di sporcare alla successiva cancellatura, e addirittura posso eliminare gran parte, in questo caso, del colore senza lasciare residui, e dare quindi un andamento molto sfumato a tutto. La gomma pane è la possibilità di cancellare dolcemente, ma anche in maniera decisa quando c'è da ripulire.
senza lasciare specialmente nelle polveri, quindi tecnica del pastello, tecnica del carboncino, fusaggine, tutto ciò che è in polvere, senza lasciare fastidiosissimi residui in giro che potrebbero causare macchie, errori, trascinamenti di colore. Ma se io fossi all'aperto e fossi in una seduta, che ne so, di acquerello all'aperto e non avessi con me un fluido da mascheramento, ma avessi con me la mia affidatissima gomma pane e dovessi fare, che ne so, delle linee dritte, volessi lasciarle in bianco, potrei benissimo usare la gomma pane per mascherare un foglio, perché lì dove ho messo la gomma pane, ora magari voi aspettate che si asciughi, l'acquarello non attecchirebbe. Ripeto, voi aspettate che si asciughi, quindi è ottima anche per le piccole mascherature lì dove ci serva e fossimo sprovvisti di un fluido per mascheramento per acquerelli, ma anche per sfumature, e volessi che quella parte non prendesse assolutamente del colore. Ma andando con le dita non potrei essere poi così precisa. Mi basterà poi rimuoverlo. La mascheratura bianca l'abbiamo avuta anche con i pastelli sfumati. Molto spesso capita, mettendo le matite in astuccio, che queste sbattano tra di loro, e molto spesso andando a disegnare all'aperto le nostre punte si rovinino. Un altro utilizzo fantastico della gomma pane è quello per preservare le punte delle nostre matite in astuccio. Infatti, invece di buttare la gomma pane così, senza nessun senso, all'interno dell'astuccio, voi riponete la matita incappucciandola con la gomma pane. In questo modo non soltanto troverete subito la gomma una volta presa la matita, ma preserverete la mina dagli urti e quindi avrete sempre una punta fantastica. Ma voi mi direte, dopo tutto questo video, ombretta, ma io ho finito la gomma pane, sono a casa, non mi va di uscire, come faccio? Semplice, facciamocela da noi. Come si fa la gomma pane? Come facevano gli antichi la gomma pane? Ho qui un po' di mollica di pane. Prendiamo la nostra mollica di pane, che se è un po' secca va anche bene, basterà a quel punto avere un pochino d'acqua, bagnare con una goccia due dita e cominciare a impastare. Lì per lì sarà granulosa. Mettetevi vicino un pochino di olio di semi, più chiaro sarà meglio è, poco quindi mano a mano io prendo i pezzettini di mollica, quindi mi sporco un dito di olio, ma proprio poco, e comincio ad impastare. Come? Facendo un po' fatica all'inizio, ma non demordete perché si sbriciolerà, all'inizio è normale, ma poi voi riprendete tutto il panetto. Con la mollica fresca viene più facile perché umida, ma è passibile più alla muffa, quindi io vi consiglio sempre la mollica un po' rafferma, c'è un po' più da lavorare all'inizio, ma poi il risultato è spettacolare. Adesso vediamo se la nostra gomma pane homemade fa o meno il suo lavoro. Quindi vabbè, facciamo un po' più difficile, sfumiamo, perché sulla polvere sicuramente, simuliamo che questo sia colore che grafite, rullo di tamburi e voilà, e sì, il colore se ne va, però lascia qualche residuo, perché ovviamente non ci sono le componenti leganti che hanno le nostre gomme comuni. Cosa fare quindi?
In assenza della gomma pane si può anche usare questo escamotage che, vi dico, è faticosissimo. Oggi come oggi non ne vale la pena, ma i nostri antenati avevano solo questo ed era così che anticamente si fabbricava la gomma pane. Un poco d'olio, della mollica e qualche goccia di saliva che noi sostituiremo casomai con qualche gocciolina d'acqua. Bene, questo tutto quello che volevo voi sapeste sulla gomma pane. Ultima cosa, la gomma pane, essendo un elemento plasmabile tridimensionale, in molti, durante i corsi di disegno specialmente, le usano per avere dei simulatori di ombra. Cosa significa? Se io devo dipingere dell'uva e non so come la luce batta su quell'uva, non mi rimarrà altro da fare che modellare la mia gomma pane a mo' di acino, così, e vedere come la luce batte su questo similacino e riportarlo nel mio disegno. Idem per qualunque cosa, se vogliamo fare un occhio, una bocca, insomma, si scolpisce, si usa la gomma pane a mo' di elemento 3D per la simulazione delle luci e delle ombre, quindi un alleato in più che può sempre servire modellandolo all'occorrenza. Bene, divertitevi con le vostre gomme pane e soprattutto conservatele sempre nel migliore dei modi, perché durano tantissimi anni. Non sprecatele. Vi mando un grande bacio e noi ci rivediamo sempre qui al prossimo video. Ciao!